È giunto il giorno, ragazzi. Xbox One. Spacchiamo questo cazzo di quadro e finalmente potremo andare a ritirarla. Beh raga, io vi ho limitato le scene del bagno, del lavarmi e tutto. Come potete vedere, la cornice dietro non ha più gli scontrini. Quindi ragazzi, che dire, andiamo subito in macchina e partiamo per andare a prendere mio fratello. Ragazzi, anche voi non sentite aria di Xbox One? Eccoci ragazzi, allora, le chiavi della macchina ovviamente ce le ho in tasca, come al solito. Ho cercato di inquadrare il più possibile centrale per fare il video. Se la macchina va tutto bene, perfetto. Allora, abbassiamo la musica ragazzi, che altrimenti finisco anche con questo col copyright. Allora, raga, cosa possiamo dire? Prima di tutto vi posso dire che ho la macchina che ha dread. ragazzi, c'è un uvreusu. In sardo vuol dire c'è un freddo allucinante. Boh, ragazzi, tenetevi qui un attimo. Io torno subito. Devo chiudere il mio cancello. Eccoci di nuovo, ragazzi. Allora, cintura ragazzi, sempre la cintura. Come potete vedere, io sono bardato perché c'è un freddo, ragazzi. Ci sono 9 gradi a Cagliari. Sta piovendo, c'è un tempo di merda. Infatti, io sono. Boh. Cazzo, non poteva esserci una giornata migliore per uscire con la One. Comunque sia, ragazzi, questo è il mio primo video che faccio in macchina. Boh. Devo andare a prendere mio fratello, dobbiamo andare subito alla media, anzi no, neanche subito ragazzi, perché devo essere sincero, sono le 8 del mattino. La media vorrà aprire sicuramente alle 9. Io mi sto cagando dal freddo, speriamo che la temperatura si alzi il prima possibile. Raga, se mi vedete vibrare non è colpa della macchina, ma ragazzi, Cagliari è una buca, vi giuro, le strade sono tutte bucate, fanno cagare. E poi ovviamente ci sono zingari che passano in mezzo ad un incrocio. Vabbè. Allora, quindi cosa possiamo dire, raga? Spero che molti di voi se la stiano prendendo, spero che molti di voi o se la prendano stasera o se la prendano domani, quello che cazzo è, raga. Non c'è fretta, io ve lo faccio solo esclusivamente per farvi vedere un pochettino. Chi non ha ancora preso One e PS4, com'è la Xbox? Perché ragazzi, come vi ho detto, mi sembra più completa. Se ti muovi, grazie. Ti sposti dal cazzo, grande. E quindi niente, ragazzi. Io spero che la Xbox non mi deluda come al solito. Sono queste la mia idea. Spero che la Xbox nuova non deluda perché mi sembra veramente un'ottima console. Io veramente mi sto cagando dal freddo, non so che dire. Oh, finalmente si può partire, ragazzi. Partiamo. Andiamo, acceniamo un pochettino, dai. Mica, ste buche del cazzo. E sta piovendo, ragazzi. C'è cioè, un po' un tempo di merda, un pochino, proprio un filino. Quindi, ragazzi, stavamo dicendo, per la One, speriamo che non deluda, che sia un'ottima Xbox. Da quello che ho potuto vedere dalle analisi di alcuni YouTubers americani, talebani, quello che cazzo è, sembra un'ottima console. Quindi, anche sul social, come vi ho detto, ragazzi, non me ne. Cioè, è bello. A me la console serve per giocare, ma devo essere sincero, anche per. Se posso ad esempio parlare con i miei amici tramite Skype in videochiamata, ma ghignarli come vi ho detto, fargli un bel ghigno quando stiamo giocando, quando li killiamo, io ragazzi ne sono contentissimo, veramente mi rende felice una cosa del genere. Poter ammazzare una persona,
e fargli il ghigno in diretta, ragazzi. Quindi che cazzo volete di più dalla vita? Stai attento, pulmino. Ragazzi, questa è una cosa epica, veramente, vi fate due risate. Mi sarebbe troppo figo, ragazzi, se potessimo ghignare, ad esempio, i coglioni con cui ci... quelli, ad esempio, francesi, inglesi, non lo so, se potessimo ghignarli in diretta anche loro, magari ci fosse una chat video totale con tutte le webcam degli avversari, anche se ovviamente dovremmo avere tipo uno schermo 55 pollici, perché altrimenti la finiremmo a schermo con un pixel di schermo, un quadratino di schermo, ragazzi, un pollice di schermo, big joke ovviamente. Ovviamente mi avvicino a mio Vrari, a mio fratello, e ovviamente cosa mi becco? I vecchietti che camminano a due all'ora, grazie. E quindi, ragazzi, io direi di chiudere quel video. Se magari sclero durante l'arrivo da mio fratello a casa sua, vi lascio lo sclero in macchina. E niente, ragazzi, ci vediamo a casa di mio fratello. Che due allora, cazzo. Dai! Porca puttana. Che palle sti coglioni. Eccoci arrivati, ragazzi, siamo arrivati a casa di mio fratello. Adesso vedremo se prelevarlo e metterlo in macchina o prelevarmi e andare in macchina sua. Quindi, ragazzi, tagliamo questa parte e andiamo alla scena successiva. C'è freddo. Bene, ragazzi, allora siamo qui con mio fratello. Anche ora adesso abbiamo cambiato macchina, siamo con la sua. L'ho svegliato un'ora prima, alla fine non ho letto meglio l'orario del messaggio. Sentite la musica. Adesso togliamola perché altrimenti mi becco il copyright da YouTube, come al solito, classica puttanata. Adesso ci dirigiamo a fare colazione, ragazzi, poi ovviamente il viaggetto si concluderà, anzi partirà proprio da Mediawar a prendere le due One. Ragazzi, vi farò vedere l'unboxing delle One oggi e poi sicuramente domani, se riesco, e se riesco, altrimenti se riesco a farlo tutto oggi, ragazzi, vi pubblico sia l'unboxing della One che la prima prova del Kinect, tutte le cose, come reagisce, come funziona, che funzioni ha il Kinect, se è veramente così utile come dicono, se è veramente così importante sulla One. Io non lo so ancora, spero che sia così, perché spendere 100 euro in più, almeno noi stiamo spendendo 100 euro in più per oltre ad avere un Kinect, avere anche due giochi come Forza Motorsport 5 e FIFA 14. Quindi diciamo che 100 euro, vabbè, da 3,99 a 4,99 ci sta speso questa spesa, perché... Ah, ragazzi, volete vedere anche come funziona il touchpad? Basta toccare questo puntino e il cellulare si sblocca. Così lo sapete anche voi. Ovviamente c'è Eminem che ovviamente riprende la cazzo. Sì, come no? Bello, ragazzi, blocca la canzone. Va bene così, ragazzi. E niente, quindi vi farò sapere tutte le mie impressioni sulla One, lo vedrete insieme a me, ragazzi, perché comunque sia l'unboxing lo farò insieme a voi. E quindi niente, ragazzi, partiamo, ci vediamo direttamente con la presa delle due Xbox One in macchina. E niente, bella raga! Ragazzi, stiamo andando per prendere la One, guardate la fila che c'è per prendere la One, allucinante, quanti ragazzi, quanti vecchietti, quante persone ci sono. Eccoci, ragazzi, siamo arrivati da Media World e finalmente possiamo andare a recuperare le nostre Xbox One. E nel frattempo il nostro amico Andrea si comprava la Xbox One. Stronzo! Scusi, ho ordinato la Xbox One con... dovrebbe essere col Kinect, Xbox, Forza Motorsport 5 e FIFA. Ah! C'è il consegna direttamente in macchina. Grazie, ragazzi. Forza Motorsport non lo dà. Ah! Ragazzi, tutto a posto. Ci abbiamo tutto. Partiamo subito con il gameplay. Anzi no, con l'unboxing.
Ragazzi, ecco il coltello per aprire questa Xbox One. Eccoci ragazzi, allora questa è la scatola e come si vedete abbiamo FIFA 14 incluso nel pacco che ovviamente mi ha già fatto incazzare su 360, penso che mi farà incazzare anche su One, quindi non lo neanche lo prendo il codice. Comunque sia, apriamo con questi piccoli taglietti, ovviamente ci vuole un coltello in ceramica perché bisogna far vedere come tagliano. Serie Miracle Blade ragazzi, non mi taglio le mani, ci manca solo che mi tagli le mani. Ovviamente le riprese sono state offerte gentilmente da mio fratello. Quindi ragazzi, continuiamo a aprire. Olè. Come taglia ragazzi? Eccola qui l'Xbox. Allora, stiamo tirandola fuori. Ovviamente è un po' rude nell'aprire la Xbox One. Eccola qui ragazzi, la scatola ufficiale della One. Allora, qui troviamo un cazzo. Qui vediamo che è una specie di pacchetto regalo ragazzi, tutto nero. Allora, oh ragazzi, ma questa è un'apertura epica. Guardatela qui, questa è una scatola veramente epica. Allora, come potete vedere, l'Xbox One è sigillata attraverso una copertura, una carta sottile nera. Noi la apriamo con delicatezza, con un dito, non voglio usare il coltello perché magari poi mi graffio l'Xbox One. Quindi, ragazzi, da quello che possiamo vedere, l'Xbox si presenta nera. Stranamente con la carta nera. Allora, apriamo qui ragazzi, vediamo un pochettino com'è la Xbox One, raga, guardatela. Eccola qui come sta uscendo dal suo contenitore. Allora, sembra un lettore di cassette vecchie. Come potete vedere la grandezza è bella, è proprio grande ragazzi, è notta. L'avevano detto che era bella grande questa Xbox, però non mi aspettavo così grande. Però sinceramente ragazzi, può essere anche bellina esteticamente da vedere, sinceramente non è male. Come potete vedere, inserti in plastica lucida con scritta Xbox argentata, lettore, hanno messo il lettore di CD cioè con lettore interno che non sputa fuori, cioè che non vi fa tirare fuori il lettore, vi prende il disco, lo appoggiate e lo inserite dentro, ma dovete infilarlo voi come sulla PS3. Penso che questo sia il tasto di accensione o comunque sia il tasto per avviare la Xbox e tutto. Se non potete avviarlo col Kinect, se non volete avviarlo col Kinect. Sotto c'è la classica scritta Xbox One con il suo numero di serie, Microsoft Corporation e niente, il modello. E ovviamente ragazzi, come potete vedere dietro, i vari cavi, ci sono cavo Ear Out, cavo Ethernet, due USB, un Kinect ragazzi, perché se vedete ha la porta Kinect sua per il Kinect, quindi una porta solo per quello, un HDMI in from set cable, in vuol dire che se non sbaglio dovete inserire questo su, non lo so, un computer, non lo so, ve lo dovreste collegare lì. Come potete vedere ce ne sono due, una in e una out, come può essere per l'HDPVR, quindi è questo il sistema di registrazione video, così potete fare anche video su YouTube anche voi. E poi ovviamente il caricatore Kinect, caricatore mi sa Xbox, perché per avere l'alimentatore sempre collegato con la Xbox per poterla far funzionare. Questo cavo, ragazzi, è sempre un cavo USB, come potete vedere. Adesso mi informerò bene cosa serve e tutto. Quindi, ragazzi, questa è la console. Adesso, ragazzi, mettiamola qui la console e passiamo al pacco successivo, che sicuramente questa carta di merda dobbiamo già lanciarla. Qui, ragazzi, c'è un altro pacchetto. Ovviamente io al contrario la tiro fuori. E infatti l'ho tirata fuori al contrario, cazzo. Vabbè, ragazzi, eccola qui. Questa è l'altra cosa. Il sensore Kinect, ragazzi, eccolo qui. Come potete vedere, anche questo ha un design veramente bellino, veramente all'avanguardia. Come potete vedere, è lucido. Lucido con qui, se non sbaglio, due. Sì, la telecamera 1080p. E riprende molto la console, la sua estetica. Come potete vedere, il cavo. Adesso ve lo faccio vedere. Appoggiamo qui, ragazzi. Il cavo suo HDMI, e sì, HDMI USB, ragazzi, vedetelo bene, ha tre entrate, non è un cavo USB normale, ma c'ha due sì, spillette con i vari, cioè per l'entrata su diretta sulla Xbox. E poi, ragazzi, vabbè, abbiamo un cavo abbastanza lunghetto che ovviamente non penso che se dovete tenervela vicina, cioè comunque sia vicina alla One, non ci sarà bisogno neanche di slegarlo. E boh, questo penso che, ragazzi, penso che questo sia il microfono per ascoltare le vostre parole, per poter rispondere ai vostri comandi. E niente, ragazzi, questo è tutto, cioè questa è la Kinect, molto più semplice della One. Poi, ragazzi,
passiamo al pezzo forte, che è la cosa che io adoro di più di tutti. Qua c'è il pass online di FIFA. Altri codici che non so che cazzo servono, altri codici che io non so che cazzo servono. Il bollino Xbox, ragazzi. Cazzo, siamo Apple, ma vaffanculo. E poi, ragazzi, ovviamente le cuffie, mi stavo scordando, che sembrano molto Turtle Beach, ragazzi. Le Turtle Beach ha una cuffia, guardate. Beh, bellino, non è malvagio, ragazzi. Guardate, scende così. Guardate qui, ragazzi. Non sembrano per niente... Cioè, è molto bellina. Questa cosa è figa. Il microfono è molto più futuristico. Solo che, scommetto, no, si può anche piegare. Sì, si può anche piegare. È snodabile. Vabbè, queste sono le classiche cuffie che utilizza la Microsoft per poter comunicare... Cioè, non la Microsoft. Per noi che utilizziamo per poter comunicare con i nostri amici. Quindi, anche queste cuffie sono ottime. Vecchio stampo, che ovviamente, porca puttana, non si apre questa merda. Sono il vecchio stampo, ragazzi, con questa cosa che entra, con una specie di USB che entra direttamente nel telecomando, sì, nel telecomando, nel joystick. E ovviamente il volume per alzare e abbassare la voce dei nostri compagni e mutarli direttamente, ragazzi. Quindi è molto completo e non è più con la rotellina qui sul filo. Ragazzi, arriviamo al punto forte, che ovviamente, ragazzi, è il joystick. E qui cosa abbiamo? L'alimentatore, sì, USB, sì. Ok, ragazzi, quindi, ragazzi, vediamoci questo controller, che è il finale della One. E poi ovviamente passeremo al gameplay, che se riesco a farvelo, se non riesco a farvelo oggi, ve lo faccio direttamente domani. Allora, ragazzi, come potete vedere, ecco il controller della One, Day One 2013. Questo perché l'abbiamo preso al lancio, ragazzi. Allora, come cosa possiamo vedere? Prima di tutto, siamo rimasti alla vecchia generazione, anche se sempre wireless, e a me va più che bene. Ragazzi, rimaniamo sempre con le Duracell, quindi a me sinceramente fa piacere che questo. Mi fa piacere averla sia a litio che con le Duracell, perché le Duracell io alla fine ce le ho tutte ricaricabili, ragazzi, quindi ci metto 2 secondi a ricaricare il mio controller. Allora, come possiamo vederlo il controller, ragazzi? Guardate come lo prendo con le mie mani. Allora, diciamo che queste due dita servono principalmente per tenere bene il joystick, anche il medio. E ragazzi, allora, i grilletti sembrano molto più sensibili, molto più, diciamo, dinamici con le mani, cioè, li potete prendere bene, ragazzi. Io li sento molto belli, molto più, ancora più definiti della 360. Il simbolo dell'Xbox questa volta non è più al centro del controller, ma è su, a nord, ovviamente, del controller, lo troviamo qui. È un tastino molto... più semplice, cioè più un tastino, proprio un tastino come può essere X, Y e Z. Allora, al tatto mi sembrano migliorati i vari gli analogici. La croce direzionale a me sembra, ragazzi, migliorata tantissimo, perché adesso lo vedete, è a comando singolo, cioè io do un colpo qui e ovviamente risponde solo il comando sinistro, comando destro, comando centrale, comando sud e comando giù. Questi sono i due menu. Ragazzi, X, Y e Z mi sembrano tasti molto... Boh, non mi piace X, Y e Z, devo essere sincero. Sono meno ricalcati del 360. Poi vedete qui, questi sono gli altri, le levette LB, RB, RT e LT. Ragazzi, questi sembrano fatti meglio, devo essere sincero. L'impugnatura la vedo più ergonomica, più migliorata, diciamo, migliorata su tutto. Vediamo lo scomparto delle batterie, ragazzi. Eccolo qui, è ridimensionato, devo essere sincero, è fatto benissimo. Essendo ridimensionato, quindi occupa meno spazio, non si viene a formare una specie di conca qui come era sul 360, come era sul pad del 360. E qui ovviamente abbiamo il jack per poterlo collegare al microfono per parlare con i nostri compagni. Definizione, ragazzi, guardate, è un opaco, è un colore opaco con un metallizzato nero. I tasti dell'Xbox One sono veramente belli, però, come io vi ho detto, ragazzi, non mi sento ancora abituato a questi tasti su... Magari per giocare a Call of Duty dovrei testarlo io con le mani, cioè giocandolo assiduamente. E le vette mi sembrano più belle, cioè mi sembrano migliorate. Sì, sembrano ottime. Ovviamente questo è il controllo per collegarlo direttamente alla vostra One. E niente, ragazzi, questo è il, diciamo, l'unboxing della Xbox One. Ovviamente, ragazzi, non vi faccio neanche vedere, oltre al controller, oltre al cavo HDMI,
l'alimentatore, come vedete, io ragazzi preferisco avere l'alimentatore esterno perché se si dovesse bruciare come su PS4 che ce l'ha interno, non so, dovrei mandarla direttamente in garanzia alla Sony per poterlo cambiare. Invece qua magari se ho il problema mi danno direttamente un caricatore nuovo, visto che comunque sia c'è la garanzia italiana a 2 anni, me lo dovrebbero dare direttamente un alimentatore nuovo senza nessun tipo di problema, senza dover portare direttamente alla Microsoft la mia Xbox One. Quindi ragazzi, da cura 93 è tutto. Controller, Xbox One, cos'è? Kinect, ragazzi, il Kinect, tutto a 499 euro. In più ho Forza Motorsport 5, FIFA 14, non lo so, ragazzi, nient'altro, vabbè, già per avere 2 giochi inclusi nel day one della Xbox One, a me va più che bene. Quindi, ragazzi, da Cura93 è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. A presto avrete un gameplay su Xbox One. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!